Una costante di quando annunciano nuovi prodotti legati a Dragon Ball è che io faccio sempre il video serale con qualità terribile che esce a orari improponibili, però ne voglio parlare. Tra l'altro ho appena finito anche la live che ho fatto per guardare in diretta tutto il panel, che è tuttora recuperabile sul mio Twitch, che il link lo avete sempre in descrizione. Ma di cosa sto parlando? Beh, non devo essere io a dirvelo, perché sicuramente ormai il web, quando questo video sarà caricato, sarà già pieno di informazioni. Sto parlando della serie che aveva il nome di Progetto Dragon Ball Magic, che si è rivelato essere poi Dragon Ball Daima. Che, giusto per dircelo, Daima sta per Daima. Dai significa grande, ma significa forza oscura, quindi qualcosa di enormemente negativo. Per dire piccolo Daimao sarebbe grande re demone Daimao. O significa re, Daima significa grande demone. Non serve io vi mostri il trailer, anche perché la Toei mi butterebbe giù il video in tempo zero. Ma secondo me la cosa che maggiormente ha colpito le persone è il fatto che tutti i rumor si sono rivelati veri. C'è chi diceva una serie cibi, c'è chi diceva no, in realtà tornano bambini. Hanno avuto ragione quelli che dicevano che tornavano bambini, perché in questa serie rivedremo ancora una volta Goku e tutti gli altri tornare dei bambini. E questa cosa mi fa ridere tantissimo per l'ironia di vedere ancora una volta Goten e Trunks tornare bambini. Erano appena cresciuti in Super Hero, li abbiamo fatti tornare ancora più piccoli. Ma va bene così. Tra l'altro, anche il maestro Muten da giovane, che era Krillin col naso, ne vogliamo parlare, anche perché questa serie è tutta fatta da Toriyama Akira. Infatti ci hanno detto che il manga originale è ovviamente il suo, la storia è scritta da lui e tutti i character design mostrati sono fatti sempre da lui, ovviamente poi rimaneggiati e resi animabili da Nakatsuru, uno dei più grandi designer e animatori che abbiamo avuto in Dragon Ball, che sicuramente ricorderete per Dragon Ball GT, che addirittura Toriyama lodò il fatto che lo stile di Nakatsuru fosse così simile al suo che alcune volte non riuscisse neanche a distinguere i disegni. E per quanto potrei stare lì ad analizzare frame per frame il trailer, e in realtà l'ho fatto su Twitch, una cosa molto importante è il fatto che al Goku e Vegeta torneranno bambini, questo comporterà tante cose e sicuramente questa serie non piacerà a molti. È la prima cosa a cui ho pensato. Questa serie a me probabilmente piacerà un sacco, perché io amo tantissimo il primo Dragon Ball, quello con Goku bambino, le avventure quasi boscaiole del nostro Goku. Ma molte persone si aspettavano ovviamente qualcosa in grande scala, qualcosa alla granola, all'amore, ovvero questi combattimenti con nuove trasformazioni, nemici giganti, muscolosi. E per quanto sicuramente vedremo alcune battaglie interessanti, sia perché il trailer inizia comunque mostrandoci questo Kaioshin insieme a questo demone, che guardano ciò che era successo nella saga di Majin Buu, e questo a me mi ha fatto riflettere, ma non è che allora quella specie di demone è un parente di Babidi? Chissà, riguardano queste scene dal regno demoniaco probabilmente, o comunque un regno diverso dal nostro, e in qualche modo intervengono sui personaggi facendoli tornare bambini. E quindi sicuramente a un certo punto ci sarà la mega battaglia finale contro questi personaggi. Tuttavia, già dal trailer si può vedere come questa nuova serie animata di Toriyama Akira, che tra l'altro Yoku, il producer effettivo, ci ha detto che Toriyama è comunque coinvoltissimo in questo progetto, praticamente ai livelli di come fu per i film di Broly e Super Hero, ma per un'intera serie, quindi pensate voi quanto deve averci lavorato. Ciò su cui mi concentrerei è il fatto che questo sarà effettivamente l'anime che festeggerà il quarantennale di Dragon Ball. E questa cosa spezzerà i fan, perché molti diranno: per il quarantennale io mi sarei aspettato qualcosa di una nuova serie di quelle proprio potenti, Goku diventa cattivo, Vegeta combatte, tutto il resto. E altri invece, secondo me, capiranno cosa in realtà Toriyama vuole per festeggiare i 40 anni della sua opera. Dragon Ball è sempre stata un'opera che nel corso del tempo ha alzato sempre di più l'asticella. Si parte con Goku bambino e si è arrivati a combattimenti spaziali contro divinità, esseri da altre dimensioni, demoni. Tutto partendo da un ragazzino con la coda che viveva in montagna da solo e che a un certo punto incontra una ragazzina. Se pensiamo al percorso di Dragon Ball, viene naturale credere che sia cambiato tutto
in questi 40 anni. Dragon Ball è completamente cambiato, ormai nessuno più pensa a Dragon Ball come la storia di Goku bambino alla ricerca delle sfere, bensì come alla storia dei power-up infiniti, capelli diversi, tanti colori. E il punto è proprio questo. Toriyama ha dimostrato nel corso del tempo, sia per quanto riguarda i suoi progetti collaterali, sia per quanto riguarda lo stesso Super Hero, di essere sì affezionato all'opera così come è diventata, ma di volere anche qualcosa di diverso per la sua opera, un vero e proprio ritorno alle origini. Può tranquillamente piacere o non piacere il fatto che ritorneranno dei bambini, ma è chiaro che Toriyama voglia festeggiare il quarantennale della sua opera più importante, riuscendo a riprendere lo spirito con cui quest'opera è iniziata 40 anni fa. Cos'è stato che 40 anni fa ha fatto innamorare i lettori di Dragon Ball? Cos'è stato che 40 anni fa ha dato inizio a questa storia che tuttora ci appassiona e ci fa discutere per ore e ore? Cos'è quel qualcosa che ha caratterizzato i primi passi di quest'opera? Esattamente questo Toriyama vuole fare e probabilmente riuscirà a fare per questo speciale anniversario. Non è da tutti riuscire a creare un'opera che a 40 anni di distanza sia chiacchierata anche più di com'era quando l'opera era in corso. Un'opera praticamente immortale che per 40 anni ha continuato comunque a tirare fuori progetti collaterali, siano questi special, nuove serie, giochi. Per 40 anni è sempre rimasta viva, una delle opere più redditizie dell'intero Giappone per 40 anni. Non è da tutti riuscire ad arrivare a un traguardo del genere, e il modo migliore per festeggiare questo traguardo non è fare qualcosa di ancora più grosso ed esplosivo, bensì tornare all'inizio, tornare a 40 anni fa e chiedersi: ma cos'è Dragon Ball? Ed è per questo che a me Super Hero è piaciuto così tanto, perché Super Hero faceva più o meno la stessa cosa, restando comunque un po' in una zona temporale successiva. Super Hero recuperava la comicità del primo Dragon Ball, le battute un po' stupidine, lo slapstick, il non prendersi mai sul serio, e riusciva comunque a inserirlo idealmente nel Dragon Ball moderno. C'era però un problema. Comunque, una volta che tu hai personaggi come Goku e Vegeta, che ormai sono a dei livelli divini, per quanto tu puoi buttarla sul ridere, per quanto puoi far ridere, a un certo punto si arriva al momento in cui devi fare sul serio. E in questo caso appunto era l'apparizione di Cell Max, o comunque il fatto che Goku e Vegeta non apparissero in questo film. Quindi si fa la stessa cosa in Dragon Ball Daima, e si usa la pretesta di farli tornare bambini sia per celebrare il quarantennale della nascita di Dragon Ball, sia comunque per depotenziarli, per rendere comunque le battaglie più divertenti, per rendere le battaglie più anche coreografiche, perché ormai si era arrivato a uno spam continuo di onde energetiche. Daima fa tornare tutti i bambini per indebolirli e per tornare così, in virtù del fatto che loro sono più deboli, a raccontare qualcosa che sia molto più terra-terra, un'avventura, non un torneo gigantesco, delle battaglie continue, una grossa, lunga battaglia logorante, bensì una vera e propria avventura nel pieno stile della ricerca delle sette sfere con cui Dragon Ball ha avuto inizio. Quasi chiudere un cerchio. Dragon Ball iniziava con Goku bambino che incontrava una Bulma teenager e con cui si metteva in viaggio, e arriverà a festeggiare i suoi 40 anni con Goku bambino e con l'inizio di un nuovo viaggio. E quindi sinceramente anch'io ho qualche remora da parte mia, anch'io penso che ci siano delle cose che voglio prima studiare meglio, prima di dare un parere su questa serie. Ma la serie non è ancora uscita, è un trailer, io posso solo giudicare gli intenti che mi trasmette questa serie. E gli intenti che mi trasmette sono tutti positivi e in parte nostalgici. Ricordiamo che Toriyama comunque è un uomo ormai anziano che sicuramente ha una visione completamente diversa da quella che aveva quando finiva Dragon Ball a 30 anni. Adesso è un settantenne, sicuramente con una visione diversa della sua opera, del suo stile artistico, delle sue idee e anche semplicemente della sua vita. E proprio per questo sono curioso di vedere cosa farà adesso, a 40 anni di distanza, con quello stesso concept con cui, 40 anni fa, ha rivoluzionato completamente le sorti del battle.
Che tra l'altro proprio su questo io ci ho scritto un saggio attualmente in pre-order, tutte le informazioni qua sotto. Se lo preordinate dal sito della casa editrice avrete anche un segnalibro in omaggio e dei contenuti extra. Video approfondimenti, immagini in alta definizione, non lo so. Io vi lascio qua sotto tutto, poi se voi volete dare un'occhiata, io ne sono contento, io ne sono contento.